l'idea geniale di Achille Tagliabue nasce l'attività della TAVU, che è la tintoria del legno. Che cosa abbiamo fatto? Prendiamo il legno, lo portiamo a Cantù e tramite le nostre lavorazioni siamo in grado di ottenere tutti i colori che vogliamo del legno, con una procedura di tintoria in tutto lo spessore del legno. Questa cosa è importantissima perché così facendo permette all'arredatore, all'architetto, di poter personalizzare qualunque tipo di arredamento o di soluzione di design richiesta. La cosa davvero innovativa e divertente che abbiamo cercato di fare è creare uno strumento che l'abbiamo nominato ideario, da una parola di Gio Ponti, dove idea, diario, quindi creare praticamente uno strumento per gli architetti di poterselo mettere in tasca e andare in giro con tutti questi colori che TAVU propone e poter scegliere quindi anche in cantiere il colore corrispondente. Per un architetto è facile capire dove può essere utilizzato il piallaccio TAVU. Vede un legno, vuole realizzare un prodotto e dice: prendo il legno già nel colore, non devo più pensare o preoccuparmi di andare a sporcare il legno, quindi rovinarlo delle bellezze estetiche. Il settore del mobile e nello specifico il salone del mobile, che per noi è un punto di riferimento fondamentale, dando il trend della moda e del design, grazie comunque agli architetti e agli arredatori italiani, questo trend, questa leadership nel design, oggi viene poi seguita da tutti gli altri settori. Qual è il nostro target di riferimento importante? Sono gli architetti. Noi dobbiamo cercare di parlare di più, di creare con gli architetti una possibilità di sviluppare dei colori nuovi, oltre a quelli esistenti, per poter cercare di sfruttare tutte le possibili soluzioni presenti nel mercato. TAVU cerca sempre e ha sempre cercato nella sua storia di essere molto vicino a tutto quello che è arredamento e sviluppo. Per questo motivo la formazione e soprattutto l'essere vicino ai giovani architetti è stata per noi importante. Questo evento, Young Design, nostro cavallo di battaglia da più di 20 anni, è sempre stato per TAVU un evento importante in cui esserci, in cui portare avanti questo messaggio verso questi giovani architetti che sono poi alla fine la base del design italiano, perché non dimentichiamoci, il design italiano è il design del mondo, non dimentichiamoci che il tutto nasce da delle piccole idee che poi diventano grandi. E questo progetto, questo concorso Young Design raccoglie appunto quest'idea, questo sviluppo di dire da una piccola idea che una volta è all'inizio un pezzo di carta bianco con una matita, con magari dei prodotti dispersi sul tavolo, un architetto riesce a creare questi progetti, questi disegni, questi prodotti che poi raccolgono il successo del mercato. TAVU è stata sempre attenta e ha sempre deciso di far parte di Young Design. Ultimamente abbiamo notato questo grande cambiamento di Young Design, che per noi è stato un motivo che ci ha spinto a continuare a confermare la nostra presenza. È molto importante questa, diciamo, ventata di novità, senza nulla togliere al passato, perché a volte dobbiamo ringraziare il passato per essere arrivati qua. Armando Bruno davvero ha cambiato questo approccio e, spinti quindi da questo spirito di cambiamento e da questa idea di rinnovamento che è in essere, che è essere non solo in Young Design ma in tutto il nostro settore, TAVU ha deciso di continuare ad appoggiare questa, diciamo, avventura, perché poi è un'avventura bellissima, quindi questa avventura è di continuare in questo percorso di formazione e di crescita dei giovani architetti italiani.